Ciao ragazzi, benvenuti alla 10ª puntata della serie Monetizza. Oggi location diversa e argomento nuovo. Parleremo infatti di dropshipping. Mi spiace non avere lo stesso sfondo, ma il mio studio sta veramente passando un brutto periodo in quanto mi stanno rifacendo i pavimenti ed è inaccessibile. Quindi parliamo di dropshipping, ma dropshipping in maniera scientifica. Mi è stato chiesto spesso nelle stories: Marco, parla di dropshipping, conviene farlo, è bello farlo, bla bla bla. Allora, inizio subito partendo con la mia posizione sul dropshipping. Non mi piace, ovvero non mi piace fare dropshipping, però l'ho fatto soprattutto per avere un caso studio da poter raccontare. Però partiamo dalle basi. Che cos'è il dropshipping? In sostanza, immagina un soggetto A che compra un qualcosa, un soggetto B che lo vende, e tu che sei l'intermediario cosa fai? Prendi i soldi, vai a comprare e praticamente ti preoccupi che lui spedisca al soggetto che compra. In sostanza, tu prendi i soldi e non tocchi mai il prodotto. Esempio classico: c'è un soggetto A che compra un pallone su un e-commerce, l'e-commerce prende i soldi, va in Asia, dice all'azienda cinese: senti, spedisci questo pallone a questa persona che ha pagato, ecco i soldi. Quindi tu tocchi sempre il denaro ma non tocchi mai il prodotto. Drop shipping, appunto. Quindi ti parlerò della mia esperienza con il drop shipping. Ho lavorato sia in Brasile che negli Stati Uniti che anche in Spagna e in Italia, sempre facendo drop. Però dove mi sono focalizzato per il mio caso studio principale è stato il Brasile. In America, per fare un esempio, vendevo bandiere americane. In Brasile invece mi sono focalizzato nella nicchia della bellezza e ho venduto dei depilatori. Mi sono posizionato nel mercato con un'offerta che richiamava l'idea di poter risparmiare tempo piuttosto che andare dall'estetista, e con una scarsità che avevo legato all'offerta, quindi puoi comprarlo in poco tempo, ho fatto delle buone vendite. Buone vendite, se vuoi sapere i numeri, mi hanno reso nei periodi migliori circa 400 euro al giorno. Ora dirai: è fantastico, voglio fare dropshipping, si fa un sacco di soldi. No, perché ora ti spiegherò in maniera scientifica come funziona. Quindi considera il fatto che ho lavorato molto sui desideri di mercato. Sono andato in Brasile perché è un mercato cheap, quindi si riesce ad avere l'advertising a un prezzo minore, quindi il CPM, costo per mille, lo paghi ancora meno. Chiaramente devi essere molto bravo a fare advertising, ovviamente anche per capire di queste cose, quindi per capire come biddare, ovvero come puntare. Se tu sai come funziona l'advertising sui social, saprai benissimo che si lavora su delle aste, quindi il CPM, il costo per mille, varia di target in target, e tu puoi puntare più o meno per assicurarti appunto che quel target visualizzi il tuo messaggio. Detto questo, ho lavorato appunto sui desideri di mercato, ho posizionato questa offerta con scarsità eccetera per far sì che le persone comprassero subito, e ho guardato la concorrenza come si muoveva. Ho ottenuto un pricing leggermente inferiore a quello che faceva la concorrenza, ma guarda, cose di centesimi. Quello che devi fare quando devi creare un dropshipping, appunto, è partire dal desiderio di mercato, partire dai trend, guardare la concorrenza, trovare il prodotto. Io in questo caso lo trovavo in Cina, mi assicuravo che questa azienda fosse buona, perché ovviamente poi tu compri il prodotto, devi assicurarti che questo lo spedisce. Il tempo di spedizione dalla Cina al Brasile era di circa 40 giorni lavorativi. Questo è un problema quando lavori nel dropshipping, perché oggi su Amazon hai le cose in 2 ore, immaginati aspettarne 40. Quindi devi essere molto bravo a lavorare su questa obiezione, anche perché quei prodotti li trovano anch'essi sui loro marketplace. Non c'è Amazon molto forte in Brasile, ci sono altre piattaforme tipo Mercato Libre eccetera eccetera, e su cui trovi anche quei prodotti che hanno i magazzini lì, quindi arrivano più in fretta. Devi essere molto bravo a fare questo tipo di posizionamento, altrimenti il dropshipping non ti funziona. Ovviamente devi marcare molto sui desideri di mercato, quindi le mie landing erano molto pressanti per far sì che le persone si accorgessero di quanto facesse risparmiare tempo questo depilatore piuttosto che andare dall'estetista. La prima cosa che ho notato lavorando nel dropshipping, quando sono riuscito a farlo funzionare, è che ha un sacco di assistenza, quindi devi lavorare molto di assistenza sull'advertising, perché nel video che avevo messo sotto arrivavano molti commenti, bisognava stare sempre lì a tenerli d'occhio, soprattutto considerando che il Brasile ha 6 ore di differenza rispetto all'Italia, quindi tu devi basarti sull'orario loro anche per fare assistenza, e chiaramente poi assistenza agli ordini, ci va tempo e le persone
cominciano a chiedere, eccetera, eccetera. Un altro problema del dropshipping è che sull'advertising ti trovi sotto i commenti dei concorrenti, ovvero una persona compra lo stesso prodotto da un concorrente, rivede il tuo messaggio che gira pubblicitario e viene a lamentarsi sotto la tua advertising. Ovviamente loro non possono sapere che siamo due aziende diverse che vendono lo stesso prodotto, però comunque succede, è una cosa da gestire. Perché ti dicevo prima che non è come sembra? In realtà, allora, per lavorare bene con il dropshipping e con tanti altri metodi di vendita online, devi avere un grosso budget, ovvero io dico sempre che questo tipo di lavoro è un gioco ad alta scommessa, devi avere un sacco di soldi, come nel poker. Perché? Perché vige una regola abbastanza semplice che ho teorizzato io, chiamandola la regola dei terzi. Significa che se vuoi vendere un oggetto a 30 euro, per fare un esempio in euro, 10 euro le devi considerare come costo di advertising, 10 euro il costo per acquistare il prodotto e 10 euro il tuo profitto. Quindi se tu trovi un prodotto a 10 euro lo dovrai vendere a 30 per avere la tua parte di advertising pagata e il tuo profitto. Da quel profitto devi togliere anche i test che devi fare per imbroccare l'offerta e il desiderio di mercato e il target. Quindi non è così semplice. Chiaramente capirai che avendo risorse così limitate hai pochi soldi per fare test. Immagina di partire con 1000 euro, avresti solo 300 euro di advertising su cui fare dei test, insomma non andresti molto velocemente in profitto. Per andare in profitto devi avere molto budget. Immagina, per fare 300.000 euro devi avere 100.000 euro di advertising a disposizione. Ecco perché non tutti riescono a fare soldi col dropshipping, perché devi avere una bella base di soldi dietro, di partenza. Ci puoi arrivare piano piano, sì, ma prima di fare soldi passeranno molti 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 tempi in cui non guadagnerai, anzi sarai in perdita, come tutte le attività. Ecco perché non ti devi fare ingannare dai guru che dicono col dropshipping farai miliardi, col dropshipping sarai ricchissimo. Ecco, ti ho spiegato in sostanza qual è stata la mia esperienza. Io effettivamente potevo anche chiudere tutto a un certo punto e dedicarmi ad avere più e-commerce. Non mi piace, perché non mi piace l'idea di marcare così tanto sui desideri di mercato per ottenere una vendita. Preferisco lavorare in un altro sistema. Chiaramente per me, che parlo di guadagni online e di professione digitale, è importante anche sempre fare questo tipo di lavori. Ho lavorato molto anche in affiliazione in passato, eccetera eccetera, però il dropshipping è una di quelle cose che ho approcciato dopo. Ci ho fatto dei bei soldi, ci sono stati mesi di lavoro. All'inizio non ho imbroccato subito, perché ho dovuto trovare bene anche il punto del Brasile dove andare a monetizzare. Quando ho trovato il target e quando sono riuscito a forzare l'algoritmo Facebook a far sì che il mio CTR fosse molto alto, quindi con un CPM molto basso, sono riuscito poi a monetizzare come si deve. Quindi avevo il mio, sempre mantenendo quella regola dei terzi che ti dicevo prima, avevo il mio buon profitto. Perché l'ho chiuso? Beh, in sostanza perché mi sono dedicato ad altre cose, e quello è stata un'esperienza su cui non punterei ancora. Sì, potrei farlo domani mattina, però non è quello che voglio fare nella vita. Anzi, se ti interessa posso approfondire gli argomenti nei prossimi video, quindi fammelo sapere nei commenti qua sotto. Alla fine, cosa posso dirti del dropshipping? Allora, in primis devi essere molto bravo a scoprire i trend, quindi fare discover trend, e devi essere molto bravo a captare i desideri di mercato. Ci sono dei tool, degli spy tool per farlo. Io chiaramente sono molto bravo a giocare con le semantiche di Google, quindi non mi è difficile capire dove posizionarmi. Chiaramente per una persona che parte da zero tutto questo tipo di lavoro è difficile, perché da dove parti per posizionare un e-commerce? Tu pensi di poterlo fare, di ok, voglio vendere jeans, in realtà stai facendo il lavoro al contrario. Devi prima capire dove poter posizionare un'offerta su un trend o un desiderio di mercato. I trend cosa sono? Sono quelle cose che possono essere, che passano in fretta, tipo il trend del momento. Mi viene in mente con lo spinball, come si chiamava quell'affare che girava col dito, quello è stato un trend, oppure la gomma, quella che quegli Skifidor lì che giravano un po' di tempo fa, oppure tipo il Natale, che è un evergreen, è stagionale però è un evergreen, tutti gli anni si ripropone. Quindi sono molti che fanno e-commerce su tema Natale e in quel periodo specifico vendono molto bene. Devi capire bene tu dove vuoi posizionarti, ma devi conoscere molto bene qual è la
concorrenza, e per farlo devi saper giocare molto bene con gli spy tool o con le semantiche di Google. Detto questo, puoi ancora fare un passo oltre e devi essere molto bravo a, cioè essere un professionista con l'advertising, perché se non sei capace a lavorare con gli algoritmi dell'advertising di Facebook, chiaramente poi ti ritrovi in una situazione dove paghi troppo la pubblicità. Ti ricordi che devi rimanere con la regola dei terzi, devi rimanere a un terzo, quindi se vendi a 30 euro non puoi avere un cliente che costa più di 10 euro. È molto difficile, perché lì in mezzo ci devi far stare anche tutti i test. Chiaramente, anche se tu fossi un professionista come me che fa Facebook dal giorno 1, dovresti metterti lì e fare test. Non è che questo ti esclude dal fatto che tu debba spendere dei soldi in test, anzi forse io ne spendo più degli altri, perché comunque so già di che morte devo andare a morire, ovvero test, test, test. Non puoi avere però tanti test da fare se hai un budget ridotto, quindi devi avere alti budget. Per iniziare, guarda, non iniziare nemmeno se non hai almeno 10.000 euro da investire, per capire se quella cosa che vuoi fare funziona. Però una cosa te la posso dire: il dropshipping è una bella palestra per imparare appunto a posizionare offerte sui desideri di mercato, anche perché ti obbliga a fare delle ricerche molto accurate, perché sennò bruci i soldi. Quindi se tu lo volessi fare come secondo lavoro, forse te lo sconsiglio, perché dovresti fare questo proprio in primis, focus totale sul dropshipping, lavorare non solo in Italia, quindi sforzarti a lavorare in America piuttosto che in America Latina, eccetera eccetera. Se hai il problema della lingua, questa è una cosa che puoi superare, ovviamente anche delegando. Io non l'ho voluto fare perché ho voluto occuparmi in prima persona, parlo portoghese, quindi in Brasile mi è stato abbastanza facile fare assistenza. Chiaramente richiede molto tempo, c'è molto lavoro di customer care. Quindi se ti può piacere e se vuoi approfondire l'argomento, scrivemelo qua sotto, perché magari ne parleremo nei prossimi video. Da Marco Doria è tutto, il marketer più scorretto della rete ti rinnova al prossimo episodio. Ciao, mi raccomando, monetizza!